Taglio del nastro questa mattina per la nuova sede della scuola dell'infanzia Carillon di Via Vecchia Cremonese a Lodi, attivo già da un mese, nuovo asilo ricavato all'interno dell'ex istituto Fanciullezza, ha sostituito la vecchia sede di Via Volturno. Molti lodigiani che hanno fatto corona alle autorità locali, fra loro anche il parlamentare Lorenzo Guerini, da sindaco della città, aveva avviato le procedure per il recupero dell'ex Fanciullezza. La Guardia di Finanza di Clusone ha scoperto una nuova evasione fiscale nel settore del commercio del ferro. Una società con sede fittizia a Brescia, ma gestita di fatto a Rovetta, ha evaso al fisco ben 10 milioni di euro. Denunciate alla Procura di Brescia tre persone residenti a Rovetta, Pisogna e Lovere. Una commessa di 38 anni è rimasta ferita in una rapina avvenuta in un panificio di via Albertinelli a Milano. Davanti alla reazione della donna, però, il malvivente, un uomo di circa 30 anni, ha dovuto desistere ed è fuggito a mani vuote. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti. Un uomo di 49 anni è rimasto infortunato all'interno di un'azienda che ha sede nella zona industriale di Carpiano. Per cause che devono essere ancora verificate, un tubo di metallo gli è finito sulla testa, procurandogli una profonda ferita. Soccorso dagli operatori del 118, è stato portato all'ospedale di Vizzolo Preda Bissi. Imparare a far gruppo scegliendo i propri compagni di avventura è quanto hanno cercato di fare questa mattina al Pala Castellotti di Lodi gli aspiranti ricercatori del Parco Tecnologico Padano. Un centinaio di giovani provenienti da tutta Italia ha imparato a fare squadra sotto la direzione degli esperti del Rugby Club Lodi nel pomeriggio, primo assaggio con i laboratori del Parco Tecnologico. Un 38enne albanese è stato arrestato a Belgioioso dai carabinieri di Pavia dopo essere stato fermato a bordo di una vettura. I militari hanno trovato sull'auto ben 20 kg di marijuana. Nel corso della perquisizione della cascina di Rocca De Giorgi, dove l'uomo abita, sono stati rinvenuti oltre 20 quintali di marijuana e 1 kg di cocaina per un valore di oltre 2 milioni di euro ed una pistola risultata rubata. Un camion è rimasto bloccato sui binari dopo che le sbarre si sono chiuse ed il conducente le ha abbattute mentre stava sopraggiungendo il treno. Poi si è allontanato senza lasciare traccia. È accaduto nella notte al passaggio a livello alla frazione Badia di Stradella. Sono in corso accertamenti da parte delle ferrovie. Due nigeriani di 26 e 28 anni sono stati denunciati a Zinasco dopo essere stati trovati con quattro taniche da 50 litri ciascuno di gasolio in macchina. I due residenti a Sant'Angelo Lodigiano sono stati fermati dai carabinieri di Groppello Cairoli che hanno scoperto il furto di gasolio in una vicina azienda agricola.